Benvenuti o bentornati a LSD Dream Emulator. Io sono Gameluca Kaneko Siel e finalmente dopo diverso tempo, circa un mese più o meno, riesco, vabbè no, un mese no, 2 settimane, riesco a fare il nuovo episodio di LSD. Siamo arrivati al giorno 43, con l'ultima lettera che ci è capitata appunto il giorno 42, che in realtà descriveva semplicemente un hotel rosso. E insomma era abbastanza inutile, insomma tranquilla. Ma vabbè, insomma, iniziamo il giorno 43, sperando di non cagarci sotto. Perché c'è un bambino che mangia con un bicchiere di vino vicino? Perché sta mangiando con un coltello dei salsicciotti? No, ragazzi, il bambino si può fare male. Ma sono seri? Ma che problemi hanno? Ma perché bisogna far mangiare i bambini come le bestie nei sogni? Cioè, ma caso si sogna? Ah, e questo simpatico rumore che sentite, tra l'altro, è il pappagallo. Sì, stamattina ho svegliato lo zoo. Ho liberato i gatti, li ho fatti mangiare, ho fatto tutto. Ho uno zoo dentro casa. Ok. Ok. Niente di inquietante, giusto? Siamo tutti calmi e tranquilli, così mi giro perché non riesco a girarmi. Volevo camminare di lato io in realtà. Ok. C'è niente qui? No. Ok, camminiamo di lato di qua. Con molta calma e leggerezza. Ok, che c'è qui? Ok, niente di inquietante. Colori tutti belli colorati. Il pappagallo mi conferma che siamo tutti tranquilli. Io non ricordo come si corre. C'è il cielo verde acido. Ah, ok, ora mi ricordo. Dove cazzo stiamo? Dove cazzo stiamo? Ora mi arriva qualche uccello in faccia, sicuro. Oltre al pappagallo, intendo. Bene. Capisco. Con questa musica non succede mai niente di buono. Bene. Cambio di location. Ma avvertitemi di questi cambi esasperati di location. Non c'è un gas. Uccelli che mi volano in faccia? No? Elefanti giganti che volano? Elefantini? No, niente. Ok, andiamo di qua. Non ci sono nemmeno i panzoni che combattono. Tra l'altro non so se avete notato che c'è. Ci torno spessissimo io in stare. È qualcosa di abbastanza inquietante il fatto che mi ritrovo sempre qui prima o poi. Oh. Ciao! Ops. Ciao! E vaffanculo. Allora. Ok, seguiamolo di qua e ci sono i feti e via! Il pappagallo conferma che siamo in un bel sogno. Bene. È stato il Moai. Dunque, dov'è? Qual è che ancora non ho toccato?
La piramide mi ricordo che l'ho toccata. Forse la sfinge non l'ho toccata. Il ponte l'ho toccato. Il grattacielo mi pare che l'ho toccato. Le statue quelle lì le ho toccate. Quella lì l'ho toccato. Il mulino forse non l'ho toccato. Bene. La musica la dice lunga. Cos'è? Ah. Ok. Oh. Va bene. Notare che siamo sempre sullo stesso punto, comunque. E il pappagallo mi dà ragione. Sì, sì, ho capito. Va bene. La tua opinione è rispettata, credimi. Vediamo se riusciamo ad andare avanti a fare qualcosa, a vedere qualcosa. Cioè, è stato abbastanza... statico come... come sogno. Cos'è sto rumore? Ah, c'è un drago lì. Vai, venimi addosso. Sì, vai, sì. Scusate. Questo episodio sarà VM18 probabilmente. Oh, eccolo l'elefantone gigante. Mio caro elefantone gigante, mi sei mancato. Ciao elefantone gigante. Non breaking the wall. Vabbè. Comunque. Oh, e sono tornati anche i panzoni. Sì, vabbè, ma basta. Ma che cazzo? Oh! Pappagallo, ti prego, spiegami te cosa sta succedendo. Ti prego. Perché non parli più? Ecco, ok, spiegami. Continua pure. Capisco. È tutto molto chiaro ora. Ancora. Allora, tocchiamo la sfinge a sto punto. Che sogni vari comunque, devo dire. Ma dove sono? Scusate, vorrei morire, posso suicidarmi? Allora. Vabbè, ma stiamo tranquilli, non c'è niente di brutto. C'è una nave che passa lentamente. Ci sono dei graffiti. C'è un... No. Io pensavo fosse un collegamento. Pappagallo, perché? Perché l'ho fatto? Perché mi sono buttato in un cantiere? Capisco. È molto chiara la tua spiegazione, devo dire. Oh, che musica. Accidenti. Where are we now? Primo pezzo di musica decente forse che sento. Ora mi spunta fuori l'uomo in grigio. Così, perché c'è bella musica. Oh. Comunque non so se avete notato che tutti i colori sono tornati normali. Non ci sono più texture strane. Cioè è molto easy as breaky, sì. Il tutto. Che buffo. Mi chiedo perché sia tornato tutto normale. Che cazzo. What the fuck. Perché? Perché? E vabbè. Non si può sapere. Ho capito. Vabbè. Però, che musichetta carina. Ma veramente? Però
Però. Ciao toro. Passeggiata. Che bella faccia. Così. È così espressiva. È così espressiva. Con quei labbroni e quel naso storto poi. Where are we going now? No, non ci sono i pavoni. Non ci sono i pavoni. Giacanchia. No. Via, mi hanno cacciato. Io devo ancora capire il senso di tutto questo corridoio. Cioè, seriamente. Beh. Non c'è niente dall'altra parte. Vabbè, infiliamoci in una di queste porte e basta. Ancora! Ok. Allora, prendiamoci di coraggio. Gironzoliamo. Ok, macchine che si schiantano. Nel frattempo il pappagallo ha preso il volo. Vedo piume di pappagallo intorno a me. Oh, c'è qualcuno. Wow. Ehi. Ma perché in questa città spariscono tutti? Qual è il problema di questa gente? Sono timidi, qual è? Perché è tornato? Signore? Perché sparisce? Signore, ma che cos'ha? Ok. E se noi tocchiamo questo? Oh! Era un collegamento. Cosa sono quelli? Dei gabbiani. Con lanzuole. E siamo nella. Pardon. Allora. Apposto che ultimamente comunque capito sempre nella foresta di Slender. Tremo allo stadio. Ma dove sono? Ok. Chiaramente. Oh, aspetta, lì ci dovrebbe essere il castello. Yeah. E ci sono loro due che ballano. Posso interagire. È come se io vedessi queste figure danzanti nei miei sogni che sono poco chiare, poco distinte, con i loro movimenti leggiadri che si confondono nelle pieghe dei miei pensieri e delle mie visioni e del. Vabbè, basta. Insomma, era una digressione poetica, niente male. Ottimo. Io
E ora sto risalendo un ruscello. Come se io stessi. Che cazzo è quella roba? Un gabbiano. Che si leva lentamente. È chiaramente un rimando all'Albatros di Baudelaire. Che goffo per terra mentre cammina. In realtà in aria poi quando. Ok, il pappagallo ha detto basta. Sale ancora il gabbiano, ma fino a quando? Mi chiedo quanto vada su. Vorrei raggiungere il vascello, ma ho come l'impressione che se mi butto dentro l'acqua mi fa collegamento. Non ci va dentro l'acqua. Infatti. No, però non siamo ancora dentro questo sogno, il che è buona cosa. Where are we now? Entriamo qua dentro. Vai. Tra l'altro, insomma, già un po' che registro. Quindi mi sa che dopo questo sogno. Ma dove stiamo? Oh, di nuovo la musichetta carina. La città con tutta la nebbia. La Silent Hill giapponese. Wow. Non c'è niente. E quella è una mega banana. Finalmente ha capito con chi stiamo giocando. Cioè, ah no, è una mano. What the fuck. Niente, tipo dopo la delusione che non era una banana. Allora, però aspettate. Giorno 48. No, no, allora, è il giorno 49 il video probabilmente. Ok, ci vediamo alla prossima. Al prossimo episodio, eh. Che spero esca a breve, perché penso che lo registro ora così al volo. No! Quindi niente, ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, se siete iscritti fate pubblicità, se siete maschi non siete femmine. No, non è detto, cioè se siete femmine potete essere maschi, cioè se siete anche maschi potete essere femmine, cioè in realtà no, parliamo. Alla prossima.